Ciao, io sono il Gasi e benvenuto al canale del Gasi. In questo video parliamo della nascita e della vita di After Effects, come avete visto nella thumbnail nella descrizione. Manda la sigla e vediamo insieme la nascita di After Effects. Effettivamente usiamo After Effects per lavorare. Se tu sei un motion designer, un compositor o qualcosa del genere, una professione che usa After Effects, After Effects ha avuto un inizio, ok? E il suo inizio ha avuto inizio appositamente per il compositing. E prima effettivamente per fare grafica 2D e animazioni, anche delle animazioni, si usavano delle macchine chiamate Quantel Paintbox. Questa è la descrizione che ci dà Wikipedia di After Effects. After Effects è un software digitale per gli effetti visuali, motion design, compositing, sviluppato da Adobe Systems, usato per la post-produzione, filmmaking, videogiochi e produzione televisiva. Quindi After può essere effettivamente usato per bucare gli schermi, keying, che è il famoso keying, il tracking, tracciare i movimenti o fare animazione, ok? Che effettivamente ora è famoso per questo After. I suoi genitori, i suoi creatori, i creatori di After sono David Herbenstein, David Simmons, Daniel Wick, Daniel Coulter, Russell Buffer, che effettivamente è l'unico nome con la R. E attenzione, è stato creato dalla Company Science of Art, non da Adobe. E lì effettivamente, la parte interessante, sono state rilasciate le prime due versioni, la 1.0 e la 1.1. After è stato acquistato più volte. La prima volta è stata dalla Aldus Company nel 93 e poi dalla carissima Adobe nel 94, che poi ha effettivamente rilasciato la sua versione, la versione di Adobe, che è la 3.0, quella effettiva. Quindi, la versione 1.0 di Adobe aveva la composizione dei livelli con maschera, effetti di proprietà di trasformazioni e, attenzione, keyframes. La versione 1.1 non si sono impegnati molto. La versione 2.0 era potenziata per Macintosh, la famosa versione 3.0 di Adobe, che è quella che conosciamo oggi, diciamo, quella che Adobe ci ha regalato. Aveva come proprietà, e attenzione, è stata rivoluzionario: Render Queue, maschera con Bezier, time remapping, assistenza keyframe, multipli effetti per livelli, grafico di velocità e motion tracking. E la versione con il 3D, la prima versione con il 3D, è stata aggiunta nel 2001 addirittura, con la versione 5.0. Perché poi noi lo usiamo, ma pensiamo che After sia unico, bellissimo, ok, io lo trovo molto bello come programma, ma non è l'unico programma che ha questo tipo di caratteristiche di compositing e di post-produzione. Motion, VSDC, Boris Red, Natron. Non conosco nessuno di questi programmi. L'unico che conosco però è Blender. Allora, sicuramente c'era tanto altro da approfondire, da dire, da raccontare, ma era tutta roba noiosa e tecnica che metti in un video diventa un'ora. Magari facciamo un podcast solo su effettivamente la creazione di After Effects. No. Ora sicuramente guarderete After con occhi diversi, con diciamo un occhio di riguardo verso il compositing, che effettivamente è stato creato per quello. Poi io vi ringrazio per aver guardato tutto questo video, sicuramente a qualcuno è piaciuto, quindi metti like e iscriviti al canale. E avevo scritto qui di qualcosa sullo scriversi e mettere like, dovevo dire qualcosa, l'ho detto, e ci vediamo nel prossimo video.